Trasformati in cartaceo proprio perché in occasione per esempio di saloni o di presentazioni così l'ebook è ancora difficile da gestire, ma io credo molto nei formati ebook perché anche un giovane autore può avere una distribuzione grandissima tanto quanto quella di Mondadori. È chiaro che io non ho la capacità pubblicitaria che ha un grande editore, però comunque mi posso muovere nel web e cerco di farlo in tutti i modi possibili, attraverso i social media, attraverso YouTube, eccetera, per promuoverli, per farli conoscere. Diciamo che alcuni miei titoli hanno raggiunto 1500, anche superato le 1500 copie di vendita. Problema soprattutto con molte editoria è che tanta gente scrive, legge poco, ma vuole pubblicare. Allora, a mio parere, un editore come me che seleziona davvero quello che riceve, perché io rifiuto la maggior parte dei manoscritti che mi arrivano e pubblico soltanto quello che mi piace, un editore come me, dicevo, ha un senso perché vuol dire filtrare i manoscritti, vuol dire correggerli e vuol dire poi proporli ai lettori avendo rispetto per loro, perché un editore che pubblica qualunque cosa, magari anche a pagamento, e lo metta sul mercato, secondo me non rispetta l'utente finale, e io questo cerco di evitare.